5 medaglie d'oro in un singolo campionato del mondo, 25 podi nelle rassegne iridate, mai nessuno come lei tra uomini e donne, senza dimenticare 4 ori olimpici. Semplicemente Simone Biles, la ginnasta più forte di sempre. Ieri ai campionati del mondo, in corsa a Stoccarda, ha conquistato 2 medaglie d'oro, prima nella trave e poi nel corpo libero, incantando come sempre pubblico e giudici. Movimenti inimmaginabili per chiunque, riesce a fare quello che altre atlete nemmeno osano immaginare, come il doppio salto mortale con triplo avvitamento effettuato anche ieri alla prova del corpo libero, movimento che porta il suo nome, difficoltà J, cioè il massimo del massimo. Più forte di tutte e di tutto, anche di una vita che non è stata sempre facile. È cresciuta con i nonni per i problemi di alcol e di droga dei suoi genitori. È stata una delle 150 atlete abusate dall'ex medico della nazionale Larry Nassar, condannato a 175 anni di galera. Hanno provato anche a demolirla con accuse di doping, poi rivelatesi false. Tokyo 2020 sarà la sua ultima Olimpiade, come ha dichiarato qualche mese fa, e la ginnastica dopo di lei non sarà più la stessa.